collaborazione è nata per caso, nel senso che all'ultimo Festival di Berlino del 2017 Mohamed ha incontrato Simone Bacchini, che è un caro amico con cui abbiamo lavorato varie altre volte insieme, e hanno visto insieme il film. Quest'anno Simone non poteva prendere direttamente personalmente in carico una coproduzione perché era impegnato già troppo in altre avventure, e mi ha parlato del film, mi ha parlato di Mohamed, che io prima non conoscevo, mi ha proposto di prendere in carico io la conclusione del film che Mohamed voleva fare in Italia, cioè lui voleva assolutamente fare la post-produzione in Italia, qua a Bologna, e appunto cercava un partenariato. Io ho visto il trailer, ho visto un po' del girato, ho parlato con Mohamed, eccetera, e l'idea mi ha entusiasmato subito perché il film è bellissimo. Abbiamo deciso di partecipare alla chiamata del 2017 del Fondo dell'Emilia Romagna, e da là in poi insomma siamo andati avanti. Fino a quel momento là il film era una produzione totalmente marocchina di Ouarzazate Film, che è la casa di produzione a cui fa capo Mohamed, e Yana Prod, che è un'altra casa di produzione marocchina. Poi c'erano collaborazioni di vario genere, perché la troupe è quasi tutta italiana. Diciamo che l'Italia c'era pesantemente di mezzo, al di là del fatto che Mohamed è cittadino italiano da più di 20 anni. Formalmente, insomma, era già una coproduzione italo-marocchina fin dall'inizio. E io, diciamo così, gli ho sancito formalmente questo tipo di collaborazione. Secondo me è un'avventura bellissima, anche perché non c'è molto, non ci sono molte. Negli ultimi anni, che io sappia, coproduzioni fra Italia e Maghreb non è che ce ne sia, se non a livelli molto molto minoritari. Secondo me è un canale da aprire, da tenere aperto, perché ne possono venire fuori delle cose molto interessanti. Secondo me il cinema italiano in molte parti è molto stanco, e così come l'immigrazione porta, che ne voglia dire Salvini e compagnia cantante, l'immigrazione porta energie nuove e idee fresche in Europa, altrettanto il cinema magrebino, così come il cinema africano, dell'Africa nera, diciamo così, può portare qualcosa di molto nuovo in una situazione che dal punto di vista creativo, insomma, spesso sembra che segni il passo pesantemente. Il personaggio della guaritrice rappresenta il potere, suo figlio rappresenta, diciamo, quello che vuol sapere, quello che vuol conoscere, che dà fastidio al potere, è il terzo personaggio che rappresenta la massa, la gente in comune, e quindi il potere è capace di mettersi in accordo con la massa per uccidere quello che vuol sapere o quello che vuol conoscere, perché disturba. E alla fine il potere prende in giro anche la massa, perché la massa è corrotta. Tramite internet è stata fatta il primo approccio di casting, e poi andavo per 15 giorni, per un mese, e io ho sempre lavorato come casting, diciamo, selvaggio. Scelgo una ventina di persone, li metto tutti insieme, e ognuno racconta la sua storia, e io tramite questi racconti scelgo i miei personaggi, perché lì secondo me non possono fingere. Abdou, sentini? Ah. Shnu khassak tjib li? Chwaye djel khinzaw kafour kam. Mashi lkamoun l'arar.
La guaritrice per me fin dall'inizio era Medea, nel senso che è una donna che ha un grossissimo potere e un potere in certi momenti subdolo, ambiguo, molto indiretto sugli altri. Ed è una donna che nella sua estrema solitudine in un mondo di uomini, nel momento in cui si innamora, perde la testa ed è capace di uccidere i suoi figli per tenersi l'uomo che ama, ma non riesce a tenersi neanche l'uomo che ama con l'uccisione dei suoi figli. Ed è esattamente l'idea, l'immagine di un potere personale impazzito, cioè che non è appunto il treno che è il Moloch, il Leviatano, il grande potere esterno, no? La guaritrice è il potere individuale, dell'individuo singolo su altri individui singoli. È questa la seconda pagina di cui parlava Mohamed, secondo me. E in questo film racconta una storia universale, anche se ambientata in un piccolo paesino del Marocco, in un mondo che per noi può essere assolutamente estraneo, però appunto la storia che racconta è quella della grande narrativa occidentale, quella di una tragedia di Euripide che conosciamo tutti e che è uno dei pilastri della cultura occidentale.